La Regione Marche presenta una vera e propria novità nel settore delle politiche attive per il lavoro. A breve sarà pubblicato l'avviso per progetti integrati mirati a reinserire nella vita sociale e lavorativa le donne che abbiano avuto un carcinoma mammario. Dal prossimo 10 gennaio e fino al 31 marzo 2021 sarà possibile inoltrare le domande per presentare i progetti sulla piattaforma Siform 2. È un'iniziativa sicuramente inedita, ha commentato l'assessore regionale Stefano Aguzzi, che ha annunciato l'iniziativa. Cosa succede in questi casi? Che per molti mesi queste persone, queste donne, devono stare lontano dal loro posto di lavoro quando sono occupate, o comunque sia nel momento che tutto è passato, tutto è andato ovviamente per il meglio, debbano reinserirsi nel mondo del lavoro. In questo caso noi abbiamo messo a disposizione 750.000 euro nella Regione Marche, uscirà un bando a giorni al quale potranno partecipare associazioni, fondazioni, ma anche enti universitari che vogliono proporre a queste donne, a queste persone che hanno avuto questo tipo di problema, un progetto di reinserimento nel mondo del lavoro, che vuol dire innanzitutto sostegno morale e psicologico, proprio di indirizzo, diciamo così, di vita, quindi sostegno sociale se vogliamo, ma nello stesso momento, qualora la donna sia una disoccupata, che si ponga anche la situazione di ricerca di un idoneo posto di lavoro, qualora sia una donna occupata, un, diciamo così, aggiornamento di quelle che sono magari le sue funzioni che, essendo stata lontana per un certo periodo dal suo posto di lavoro, potrebbero esserci come nuove esigenze. Quindi ecco, un sostegno sia pratico ma anche molto morale e psicologico, perché chi è che ha subito un intervento, un problema delicato di questo genere possa poi reinserirsi nella naturalità della vita, anche lavorativa, nel miglior modo possibile.